In questa puntata Massimiliano Piras ci racconta la sua storia e le sue evoluzioni nel campo della fotografia aerea applicata all'archeologia, ma non solo, che poi è arrivata ad essere anche aerofotogrammetria. Questo è l'episodio numero 88 del podcast di 3D-Metrica. Massimiliano Piras è un ingegnere, vive e lavora in Sardegna e lui stesso si definisce un artigiano dell'ingegneria. Non ci vorrà molto a capire, quando ascolterai la nostra chiacchierata, perché si definisce un artigiano dell'ingegneria e come applica tutto quello che ha imparato, o meglio, come prende la tecnologia e la mette a servizio di quelle che sono le sue esigenze professionali in campo. Questa è un'intervista, a mio avviso, molto molto bella, molto interessante e ricca di spunti, che racconta una storia, che è la storia di Massimiliano e della sua attività professionale nel campo dell'ingegneria, del rilievo, di quello che è l'informazione applicata a una serie di ambiti in cui principalmente lavora, che sono gli ambiti del restauro architettonico, degli scavi archeologici e dell'ambito stradale. In particolar modo Massimiliano ci racconta la sua storia e tutto quello che ha provato, che ha attrezzato, che ha studiato, che ha modificato, che ha utilizzato in campo per scattare delle fotografie da un punto di vista alto, quindi un punto di vista vantaggioso in elevazione, all'interno di scavi archeologici. La Sardegna è una terra ricca di siti archeologici importantissimi, una grande storia alle spalle, ci sono un sacco di affioramenti, di ritrovamenti, cantieri, e Massimiliano lavora tantissimo in questi cantieri e aveva bisogno di trovare un modo per scattare fotografie dall'alto, quando ancora i droni non c'erano, o comunque se c'erano erano ancora nascosti nelle basi militari e venivano impiegati per altri scopi rispetto a quello che si utilizzano adesso. Ci racconta la sua storia, racconta gli strumenti che ha utilizzato, quello che ha fatto, è assolutamente affascinante, per cui non ti rubo altro tempo, ti lascio la nostra chiacchierata con Massimiliano Piras. Noi ci sentiamo alla fine. Ti ricordo soltanto adesso che il mio riferimento online è www.3dmetrica.it. Massimiliano, io, a differenza di delle altre interviste dove, o delle altre chiacchierate, interviste è un po' una parola grossa, non mi piace tanto, delle altre chiacchierate dove bene o male mi preparavo un po' di cose e avevo un po' di foglio, un foglio su cui scrivevo un po' di appunti, questa volta con te non ho preparato niente. Uno, perché non avessi tempo, perché tra l'altro in questo momento un po' contingentato, tra l'altro magari ne parliamo un po', di tempo per stare a casa ne abbiamo, ma perché quando ho chiesto nel gruppo dei finanziatori di 3D-Metrica di chi potesse essere interessato, mi hanno detto no, assolutamente Massimiliano Piras, ho detto lo so che c'è, parliamo con Massimiliano, ci facciamo una chiacchierata. Ma io da Massimiliano, al di là degli scambi che abbiamo già avuto e dei contatti che abbiamo già avuto, le cose le voglio scoprire passo passo, per cui non indago niente e gliele chiedo volta per volta. Per cui, Massimiliano, te che lavoro fai? Ah, io faccio l'artigiano, mi spiego. Io sono io lavoro in una realtà molto particolare, molto molto contingentata, se vogliamo, che quella sarda, quindi non ho chiaramente contatti, non ho mai lavorato fuori dalla Sardegna. Mi definisco artigiano dell'ingegneria, perché? Perché io ho praticamente, nel lavoro che faccio, proprio mi dedico alle cose come farebbe un qualunque artigiano, cioè ho un approccio chiaramente ingegneristico. La definizione di artigiano dell'ingegneria sta a significare che nei lavori nelle quali io sono impegnato mi comporto come se fossi davvero un artigiano, cioè non faccio parte di una grossa struttura. Io lavoro in uno studio associato con un architetto che tra l'altro è anche mia moglie, quindi siamo una perfetta società delinquere, perché abbiamo un figlio che studia architettura e una che studia design, quindi mamma mia, stiamo attenti. Siete pronti per conquistare grandi cose. Sì, ma figurati. Poi chiaramente
come tu ben sai, gli architetti ti danno ampia disponibilità nel lavoro, cioè ti fanno fare quello che vuoi, non ti pongono dei limiti. Io infatti nel nostro studio sono libero di fare tutto quello che decide mia moglie, cioè non più, assolutamente posso spaziare nelle cose che lei mi dice. Ma qui bisogna capire allora, se è l'architetto o la moglie, perché io posso condividere il solito approccio con mia moglie che non è architetto, ma insomma in caso sono libero di fare quelle cose che decide lei, quindi dipende un po'. Sì, no, ma che... Infatti molta gente rimane a bocca aperta, dice: ma come fate a sopportarvi tutto il giorno, cioè casa, lavoro? Ci ignoriamo tranquillamente, siamo molto compartimentati, cioè, a parte gli scherzi, ognuno ha il suo campo, lavora nelle sue cose, io mi interesso della parte strutturale, impiantistica, contabilità, lei fa tutta la parte grafica, architettonica. Ok. Lavoriamo in diversi, non è che lavoriamo in tanti settori, lavoriamo essenzialmente in tre campi, che è quello del restauro architettonico, quello degli scavi archeologici e quello delle opere stradali. Cioè, okay. Proprio tre cose molto 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 diverse fra loro, però accomunate da una cosa, ecco perché io mi sono iscritto a 3D Metrica e sono contento di esserne un finanziatore. Sono tutte cose che hanno in comune il rilievo, okay. Rilievo architettonico di una facciata, rilievo fotogrammetrico di un asse stradale da ristrutturare, rilievo di un'area archeologica. E ti voglio raccontare una cosa, come siamo arrivati noi alla fotogrammetria. Noi intorno agli anni 2000 abbiamo avuto avevamo già fatto delle cose in campo archeologico, cioè avevamo fatto dei progetti di valorizzazione di aree archeologiche, no? E quindi eravamo abbastanza, diciamo, addentro al campo, nel senso che sapevamo un po' come muoverci. Però il problema principale per noi quando facevamo un lavoro in un'area archeologica era quello del rilievo. Okay. Perché chiaramente tu immagina di arrivare in un sito archeologico. Non so se hai mai visto un nuraghe dall'alto. Sì. L'uraghe, la torre centrale, torri laterali, il villaggio, cioè migliaia di pietre, sì, ben messe a creare una struttura, ma fare un rilievo con una stazione totale era assolutamente una pazzia, perché chiaramente tu andavi lì e lavoravi con gli archeologi. Okay. Gli archeologi hanno una loro preparazione specifica, un concetto delle cose che molte volte è diverso da quello dell'ingegnere, e quindi ti dovevi raffrontare con loro, che di una pietra non è che si accontentassero di 2-3 punti, no, ogni pietra dovevi prendere 10-12 punti con la stazione totale. Era una pazzia, non se ne usciva più. Settimane di lavoro. Senti, cioè una cosa folle. Quindi ci siamo dovuti inventare man mano delle cose. La prima cosa che facemmo allora fu proprio costruire un'asta che arrivava a circa 7 metri da terra, con uno sbraccio di 2 metri, che però aveva un contrappeso dall'altra parte, e quindi tu potevi fare delle ortofoto o simili ortofoto. Okay. E così un pochino. Però chiaramente, non essendoci ancora i programmi per l'elaborazione di queste pseudo ortofoto, era un problema mosaicarle, farle, e quindi chiaramente abbiamo detto no, da 3 metri, 4 metri, 5 metri non ce la facciamo, dobbiamo salire più in alto. Salire più in alto, abbiamo fatto una ricerca, c'era questa ditta spagnola che vendeva questo aggeggio che arrivava a 20 metri da terra, che era un'asta estensibile che tu potevi bloccare con la macchina, ma era una cosa, costava un botto di soldi ed era complicatissima. Ma sempre girando in siti spagnoli siamo capitati in questo sito dove praticamente si parlava delle fotografie dall'Aquilone. Ok. Fotografie dall'Aquilone. Si è aperto un mondo. Ok. Ci siamo documentati, abbiamo cominciato, abbiamo preso i primi aquiloni, poi siamo arrivati
Sto parlando 2002-2003, okay. come tempi, siamo arrivati a questo aquilone da kite, che però veniva utilizzato per fare fotografia aerea. Okay. Quindi praticamente noi riuscivamo, perché c'era un sistema di sospensione della macchina fotografica che ancora ho conservato in una valigetta, perché ho conservato tutto di quell'attrezzatura, che praticamente ti permetteva di sospendere bene la macchina al cavo dell'aquilone, e quindi tu avevi praticamente il tilt, orientavi la macchina, avevi la rotazione a 360 gradi, e poi un sistema di trasmissione dati, un qualunque sistema di trasmissione dati, che ti mandava il segnale della macchina a una ricevente a terra, e tu in un monitor vedevi quello che facciamo oggi con i droni, cioè vediamo quello che vede il drone. Quindi avevi imbastito un sistema che era un precursore dei droni, cioè tu a terra vedevi cosa stava riprendendo la macchina fotografica, bene la questione dei movimenti della camera, erano legati al movimento dell'aquilone? Allora no. Praticamente la camera era montata su una culla che era regolata da dei servi, tipo quelle che si montavano sui primi droni, cioè so se poi ti parlerò del GAU 500 SX, mi sembra si chiamasse, aveva proprio aveva una culla dove tu poggiavi la camera, doveva essere una microcamera, una compatta, e praticamente tu prendevi con il segnale a un piccolo, quindi facevi la trasmissione del segnale con questa cosa quasi miniaturizzata, perché lì si trattava di andare sul mercato a comprarsi vari pezzi, assemblarli, perché non c'era nulla di pronto, e quindi praticamente un antesignano del lavoro dei droni. Però lo facevi con l'aquilone. Il problema dell'aquilone era un bagno di sangue, perché dovevi beccare il giorno giusto. Perché il vento doveva essere costante, non ci doveva essere vento a raffiche, non doveva essere troppo basso il vento, perché sennò non saliva sulla camera. E quindi prima, quando si decideva di andare a rilevare in questo grosso cantiere archeologico che avevamo, che si chiama Santa Maria di Neapoli, se vieni in Sardegna ti porterò a vederlo, perché merita. Ok, volentieri. Quando si andava a Neapolis, prima di partire, perché questo sito si affaccia sullo stagno di Marcedì, nella parte bassa del Golfo di Oristano, prima di partire io mi consultavo, adesso non mi ricordo il nome di questo sito, ma è un sito utilizzato da chi fa kitesurf, per vedere il vento. Quindi andavo lì, vedevo le previsioni del vento, e si partiva con la ferramenta e si andava lì a fare le foto. Tra l'altro, l'altro giorno, in funzione di questa chiacchierata, sono andato a vedermi alcune delle foto che avevamo fatto, che non sono male, perché proprio si possa, infatti avevo intenzione di passarle con Metashape e di vedere cosa ne è salta fuori. Ma lo scatto, lo scatto lo facevate, riuscivate a controllare anche lo scatto, o mettevate un intervallometro sulla camera? No, lo scatto era comandato da terra, perché c'era un servo nel quale io avevo montato una stina, no? E che comandavo con radiocomando, perché nel radiocomando io avevo quattro possibilità: con una regolavo il tilt, con una regolavo la rotazione, e con una regolavo lo scatto, e una mi rimaneva libera. Perché lo scatto era io comandavo questo servo che era montato sulla compatta, e praticamente come se fosse, era un'asticella che si abbassava, e come l'abbassavi faceva lo scatto. Cioè una cosa molto, molto rudimentale, molto artigianale, molto... come hai detto tu, sei un artigiano dell'ingegneria, quindi ti sei attrezzato in questo senso. No, ci siamo inventati questa cosa qui, che poi è andata...
cioè ci permetteva di fare cose dignitose. Infatti le prime foto dall'alto che abbiamo fatto lì a Neapolis, poi le abbiamo fatte vedere in sovrintendenza e quelli hanno cominciato a sbavare, perché dicevano, certo. Ma si vede tutto, perché poi eravamo riusciti, perché la fotografia aerea in archeologia ha un'applicazione molto importante, perché esistono dei periodi dell'anno che sono particolarmente adatti per fare le foto dei siti. Parlo del passaggio tra la primavera e l'estate, o tra l'estate e l'autunno. Come mai? Perché? Perché se tu fai la foto aerea dell'area d'estate, dove sotto c'è una struttura, c'è chiaramente minor strato di humus. Ok. Okay. E quindi lì l'erba diventa gialla prima. Okay. E quindi tu vedi praticamente dalle fotografie, vedi queste strisce gialle, no, ortogonali fra di loro, che descrivevano proprio la disposizione planimetrica delle murature della città di Neapolis. Quindi un'informazione in più. Assolutamente ti permetteva di orientare lo scavo. Cioè, piuttosto che andare ad intervenire in un'area di cui, perché praticamente tu arrivi, questo è un sito esteso per una decina di ettari, piuttosto che intervenire su un'area di dettaglio o intervenire così su tutta l'area, quindi quadrettare tutta l'area, in questa maniera riuscivi ad orientare lo scavo, dicevi no, scaviamo qua perché qua si vede dalla foto aerea che ci sono delle strutture, e in effetti ogni volta che si andava a scavare emergevano le strutture, quindi praticamente potevi razionalizzare il cantiere, ed è una cosa importante questa, perché in archeologia tu vai e scavi. Con la fotografia aerea riesci ad indirizzare, perché hai un'informazione preliminare che ti dice dove ci sono le strutture. Chiaro. E questo è fondamentale, perché porta ad un risparmio, a un'economia delle risorse, e ti permette di avere risultati. Perché se tu devi, certo, indagare un'area di un ettaro, non è che ti metti a scavare 20-30 centimetri su un ettaro di terreno su un ettaro, no, cerchi di andare dove tu pensi che ci siano le strutture. Se poi sei accompagnato dal conforto di una fotografia aerea, allora riesci praticamente ad indirizzare lo scavo ed il lavoro. E quindi da lì poi chiaramente la sovrintendenza, man mano che si procedeva con i lavori, prima di, perché noi facevamo un progetto, questo cantiere è durato 12 anni, e noi aggiornavamo il progetto ogni 2-3 anni, no? Perché chiaramente lo scavo archeologico, uno scavo lento, lungo, lì col cazzolino, col pennellino, cioè era così si lavora in quel settore, e quindi i tempi erano molto dilatati. Quindi ogni 2-3 anni si aggiornava il progetto con le nuove fotografie, con le varie situazioni, e chiaramente poi... Quindi si trattava comunque di fotografie, quindi non si parla ancora di modellazione tridimensionale, quindi si parla di fotografie. Solo ed esclusivamente fotografie. Una domanda, cioè, era... velocissima, sì. Quanto eravate alti più o meno? Allora, tenuto conto del punto d'equilibrio, perché chiaramente l'aquilone non va oltre una certa quota, perché c'è l'equilibrio, la spinta del vento, il peso della macchina, tu molli il cavo, quello sale, ma arriva al punto di equilibrio, si allontana e basta, okay. Cioè non continua a salire, e si arrivava intorno ai 40-50 metri. Una bella altezza comunque. Sì, no, ottenevi delle informazioni importanti, perché praticamente durante l'aggiornamento del progetto tu potevi far vedere la foto fatta prima e la foto fatta dopo, e quindi potevi paragonare, quindi potevi dare agli archeologi e anche a chi faceva la contabilità del cantiere, che in realtà eravamo noi, e l'informazione su quello che era stato fatto, potevi anche dare un'idea abbastanza precisa dei volumi di scavo, che questo è interessante. Questo è interessante, perché tu riuscivi più o meno ad avere tutte queste notizie. Poi siamo passati, dopo un po',
sempre nei soliti siti, fruga qui, fruga là, il pallone a elio. Sospettavo che ci sarebbe stato qualcos'altro prima di arrivare ai droni, sapevo che c'era qualcos'altro in più, quindi siamo passati dall'aquilone al pallone. Ok. Il pallone a elio. Anni questi? Allora aspetta che ho preso gli appunti. Allora, il pallone ha cominciato a lavorare nell'ottobre del 2008. Ok, quindi 6-7 anni dopo i primi aquiloni. Diciamo sì, sì, okay. Sì, diciamo dopo 6 anni dalla, okay, dall'aquilone. Allora, sempre andando lì a frugare nei vari siti, così, no, di persone che si interessavano di fotografia aerea, il flash, l'aquilone, un chilo circa di attrezzatura, 800 grammi, perché le macchine erano quelle che erano, certo, sistema di trasmissione, culla, quindi ti serviva avere un pallone di un certo volume. Quindi noi avevamo un pallone da 4 metri cubi. 4 metri cubi sono tanti, se si spiega è bello grande. Sì, 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 no, il pallone occupava il suo bello spazio, ma la cosa che era veramente interessante del pallone è che con 3 persone, okay, che tenevano il pallone con 3 cavi da 3 lati, tu riuscivi a metterlo nella posizione che tu decidevi e facevi la tua bella fotografia aerea. Quindi, sto sempre parlando di fotografia, okay, niente punti di appoggio a terra, niente. Quindi, se non ho capito male, il pallone si alzava e poi le persone lo trasportavano a terra come se fosse un po' un cavallo, fin tanto che arrivava alla posizione, sì, 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 e permetteva, esatto, la fotografia. Esatto. Esatto, praticamente io stavo più o meno al centro o in una posizione più o meno dominante e mi aiutavano degli operai in questo, okay, dicevo tu vai a sinistra, tu vai a destra, tu torna indietro fino a quando il pallone raggiungeva la perpendicolare dell'aria che volevo fotografare. E tu vedevi cosa quindi, tu vedevi che cosa, sì, stavi, sì, certo, okay, sì, sì, okay, sì, 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 il sistema era il solito, trasportato dall'aquilone al pallone, quindi si facevano queste foto. Tu immagina i 3 cavi, no? Quindi una piramide a base, certo, triangolare, quindi chiaramente definita, il pallone, anche se soffiava un po' di vento, il pallone stava lì. La cosa tragica è che il pallone andava a elio. Giusto. E quindi dovevi comprare le bombole di elio che allora costavano intorno ai 130-140 euro a bombola, che se non ricordo male erano 6 metri cubi. Una bombola 6 quindi, metri cubi? 6 metri cubi. Okay. Quindi c'era tutto il problema del trasporto della bombola, il problema delle valvole di riduzione della pressione del gas per gonfiare il pallone che, porca miseria, dici, tutte le volte lo sgonfio, è un disastro. Quindi ci siamo attrezzati e nell'ottobre del 2008 abbiamo comprato un Kangoo, un Renault Kangoo, okay, quelli grandi. Okay. Per cui il pallone stava lì dentro, mezzo sgonfio, okay, però lo poi arrivavi a casa, lo mettevi in garage, lo lasciavi lì ed era pronto la settimana dopo, magari ci buttavi dentro solo 2 metri cubi di gas e così riuscivi ad economizzare. Quindi la cosa era... Quanto tempo ci mettevate ad arrivare in campo, a allestire il pallone e a farlo salire pronto per lo scatto? Tu tieni conto che la bombola la dovevi mettere, chiaramente c'era un riduttore di pressione, quindi non c'era tantissima pressione, quindi ci voleva quella mezz'oretta buona a gonfiare il pallone, okay, poi montarci sopra tutta la ferramenta, diciamo che c'era un'oretta buona di tempo di preparazione. Okay. Però il pallone ha funzionato benissimo per un paio d'anni era al massimo, perché non parliamo ancora di fotogrammetria, ma comunque sia ti dava delle informazioni importanti. Con il pallone noi abbiamo fatto le foto
al castello di Monreale a Sardara, che è un castello di tipo medievale del periodo dei giudicati, okay. Uno dei pochi castelli, saranno 5 o 6 castelli di questo tipo in Sardegna. E lì abbiamo curato proprio la fase preliminare degli scavi con le fotografie fatte proprio nel periodo primaverile, e lì abbiamo proprio orientato in maniera proprio dettagliata e precisa lo scavo, cioè gli archeologi sono andati, perché loro dovevano lavorare sul villaggio sotto il castello, e noi siamo riusciti proprio ad avere tutte quelle informazioni sulla disposizione delle murature delle case, abbiamo trovato la strada centrale del villaggio su cui si affacciavano i vari fabbricati. Quindi una volta che è stato avviato lo scavo ha confermato quello che già si leggeva sulle fotografie, e questo ha permesso di ottenere risultati concreti e senza un'eccessiva spendita di risorse, perché loro avevano previsto un bel po' di quattrini, perché non avevano idea di dove fosse il villaggio sotto il castello, certo. Avevano più o meno sapevano dov'era, però la posizione precisa no. Addirittura siamo riusciti anche a individuare alcuni pozzi, alcune cisterne, sempre con questo tipo di indagine. Dopodiché nel 2012, a febbraio, okay. sempre lì a frugare, perché il nostro obiettivo era cercare di capire come riuscire ad avere il maggior numero di informazioni, perché poi dopo che gli scavi venivano avviati, noi facevamo il rilievo con la stazione totale dei fabbricati, delle varie cose, e quindi facevamo anche una restituzione, certo. di quello che veniva scavato. La parte comunque topografica non è mai mancata, quindi quella c'è sempre stata, no, gli strumenti topografici. Quella c'è sempre stata, perché ci permetteva così di... Chiaramente la sovrintendenza ti chiede, quando tu fai degli scavi, tutta una serie di elaborati, che sono le piante di strato che fanno gli archeologi, però ci sono le piante generali, l'unione delle piante di strato che devi fare tu, perché gli archeologi non hanno la manualità, diciamo, okay. per fare queste cose. Anche se ogni tanto ci provano, ma lasciamo perdere i risultati. Okay. A febbraio del 2012, fruga qua, fruga là, scopriamo il Gaui, non so se si dice così, Gaui 500XS, un quadricottero, okay. uno dei primissimi quadricotteri. Cosa fa il nostro eroe, che non aveva mai guidato un aereo modello, ma proprio mai? Si compra il Gaui 500. Ovviamente. XS, e cerca di farlo volare. E ho cominciato a fare le mie prime prove. Nel frattempo, quello che mi forniva le eliche si è comprato la Ferrari. Ok. Perché? Perché hai avuto qualche incidente? Mamma mia, un giorno ero lì perché le prime manovre sono quelle che tutti ormai fanno, no? Mettilo sulla verticale, spostalo a destra, spostalo a sinistra. Ma non era un drone come poteva essere un Phantom 4, sì, era, sì. Era una bestia imbizzarrita, cioè che non aveva nessuna intenzione di stare dove tu pensavi di metterlo. Nessun tipo di controllo, assistenza, GPS, niente. Assolutamente. Dopo un paio di mesi che ho cominciato a manovrarlo, vedo sul sito della Gaui modulo GPS per Gaui 500XS, okay. Ordinato subito, montato, e questo effettivamente questo, con questo modulo GPS stava, diciamo, quasi fermo. Meglio di prima, poi, sicuramente. Meglio di prima, che era proprio un cavallo imbizzarrito, cioè non era una cosa impossibile, perché poi lì utilizzavamo, per fare le foto col Gaui 500 dovevi essere in due, perché uno doveva tenere fermo il drone,
nella posizione più o meno, e l'altro doveva comandare la macchina fotografica, quindi comandare il tilt e lo scatto. Con un controller, un altro controller, quindi con un altro radiocomando. Mi ero anche inventato un sistema a pedale, per cui montavo l'altro telecomando lo montavo su questa specie di treppiede, no? Ci mettevo un cavetto sullo stick di scatto e lo comandavo con un pedale a molla. Quando eri da solo in campo, quando riuscivi a gestirla così? Riuscivo a gestirla più o meno così. Fantastico. Ma era una follia. E col Gaudi 500 siamo riusciti a fare veramente delle foto. Abbiamo mollato completamente il pallone, lo abbiamo attrezzato con la sua culla, con i suoi bravi movimenti, e alla fine lì effettivamente ci ha dato delle soddisfazioni, perché abbiamo fatto nei vari cantieri, perché poi ne erano arrivati anche degli altri, siamo riusciti a ottenere dei buoni risultati a livello sempre di informazione, okay. Però quell'informazione poi ti serviva da un punto di vista topografico, certo. per nella ricostruzione, nelle varie lavorazioni. Sempre foto nadirali, dopo, no? Sempre foto nadirali. Sempre foto nadirali, che poi adesso, come ti ho detto prima, ne ho visto alcune che sono veramente carine e voglio provare a montarle, a passarle con Photoshop per vedere cosa ne tiro fuori. Sarebbe interessante. Sì, no, decisamente. Poi dopo il Gaudi 500 siamo sempre gira qua, gira là. Devi avere una collezione di siti web di informazione, Massimiliano, che è meglio di un'enciclopedia. Sì, sì. Beh, no, allora bisognava smanettare, perché il problema era sempre lo stesso, cioè noi dovevamo fare la restituzione di queste aree, quindi dovevamo in qualche maniera riuscire a prendere le fotografie, deformarle in funzione dei punti che prendevi a terra, cioè cercavamo di fare un lavoro con un minimo di precisione, ma niente da paragonare a quello che fa oggi Metashape, assolutamente, è una cosa assolutamente artigianale. Proprio. Quindi comunque le fotografie le trattavate in qualche modo, in qualche software? Sì. Okay. Sì. E abbiamo utilizzato all'inizio, abbiamo provato a usare i fotomodeller. Che è stato uno dei precursori di questi software qua. Dopodiché, dopo il Gaudi siamo passati, perché avevamo esigenza di avere delle foto con maggior dettaglio, maggior precisione, a un esacottero autocostruito. Mi sono comprato telaio, motori, okay. Che saremmo arrivati al fatto che tu ti sei che ti eri costruito un drone, non avevo dubbi neanche su questo. Sì, no, la centralina era una DJI, sì. Wukong. La famosa Wukong, sì, che ancora ce l'ho. Avrei dovuto portarli qui, così te li facevo vedere. Ma poi facci un po' di foto, che poi in qualche modo cerchiamo di condividere. Allora, nel canale del gruppo dei finanziatori assolutamente devi postare queste foto, perché sono interessantissime. Sì, no, sono delle, perché mi sono conservato tutto. Quindi siamo passati a questo esacottero, che è ugualmente utilizzato sempre in funzione fotografica, non fotogrammetrica. Siamo passati a questo esacottero che si portava su una Nikon D60. Cominciava ad essere un bel peso. Sì, no, lo portava. Allora, portava su una Nikon D60, lì avevamo però modificato il sistema di scatto, non più con un servo meccanico, okay. Ma bensì con i raggi infrarossi, sì.
Praticamente in uno dei tanti siti che frequentavo vendevano praticamente questo generatore di raggi infrarossi come un telecomando da montare sull'affarino dove tu collegavi, sulla ricevente del radiotrasmittente praticamente, quindi lo collegavi a un canale e dando l'impulso a quel canale partiva il segnale e la macchina scattava. Quindi avevamo fatto un passo avanti rispetto al dittino metallico che è legato al servo C'erano faceva dei limiti di distanza in questo, in termini di scatto? beh, tieni conto che io non andavo molto distante, io cioè, stavo sempre sul sito, non mi sposto, cioè, non ho mai fatto delle prove, anche perché il tempo di volo di questo esacottero era di 9 minuti tra decollo, Totali. missione, 9 minuti totali, decollo, missione e ritorno, cioè una follia. Se solo sbagliavo, se solo lo facevi andare più veloce, diventavano 8, quindi rischiavi di fare danno. Infatti, una volta ricordo in un sito nel comune di Bidoni, in riva al lago, che siccome l'anno il lago Modeo si era ritirato tantissimo, e quindi erano venute su delle strutture nuragiche, quindi mi avevano chiamato per fare le foto lì. E io stavo fotografando, ne faccio ancora una, lo stavo riportando a terra, è venuto giù da 2 metri d'altezza, ha rotto un braccio, ho scassato un po' di cose. Quindi, poi in quello stesso periodo sono venuti fuori i famosi bippini da collegare alla batteria. Quando la batteria tu lo potevi impostare su una certa tensione, quando la batteria andava di sotto di quella tensione, quello cominciava a bippare, quindi tu sapevi che dovevi scendere il più in fretta possibile, altrimenti facevi Eh già, danno. perché altrimenti non avevi nessun'altra informazione, cioè non era come adesso che c'hai l'informazione stata 5% di batteria sul tuo display, non avevi Sì. informazioni di nessun tipo. Controllavi No, il tempo assolutamente. e quindi dovevi valutare quanto stava in aria e quanto sarebbe stato necessario per rientrare. Era proprio un altro tipo di informazione che Sì. avevi. Sì, era un altro mondo, un mondo assolutamente non paragonabile a quello attuale. Oggi un Phantom 4 Pro non è assolutamente paragonabile, cioè la qualità del lavoro che porti a casa è assolutamente. Però quella era la ferramenta che c'era allora e Certo, quella dovevi da utilizzare. bravo Poi chiaramente. artigiano ti sei rimboccato le Sì, maniche e certo. hai costruito i tuoi strumenti, ma questo è fantastico. Questo era. No, perché tu dovevi. Cioè, perché il discorso era sempre un discorso di tempi e di economia dei tempi. Cioè, Questo è un discorso importante. solo l'idea di andare lì in riva al lago con la stazione totale a battere gli angoli a fare era una pazzia, invece prendevi quelle foto, fotomodeler, le univi, cercavi di farti un po', prendevi i tuoi primi punti a terra, mettevi bersaglio anche allora, mettevi qualche bersaglio in maniera che però da avere tutte le informazioni cioè dovevi cercare di ricavare informazioni per poter fare la restituzione che poi dovevi passare all'archeologo, alla sovrintendenza o dovevi allegare nel tuo progetto. Certo. Poi da lì siamo passati a un Phantom 3 Advance È già stato un bel che passo già. quello, un bel cambiamento è Sì, stato. mamma mia, proprio è stato, cioè, non c'è paragone. Infatti, da quel momento in poi l'esacottero è messo lì, sta tranquillo, sta sereno, con tutti i suoi pezzi di ricambio, cioè un armadio di cose di questo tipo. E poi chiaramente si è andati avanti con il Phantom 4 Pro versione 2, quello che abbiamo adesso o che utilizziamo con grande soddisfazione. Però a questo punto siamo passati alla fotogrammetria, cioè Infatti, siamo passati proprio a questo fare. volevo chiederti. Siamo arrivati all'esacottero e siamo arrivati alle fotografie. Poi, però, adesso, visto che ne abbiamo parlato in apertura, parliamo di fotogrammetria. Quando è che avete
quando è che avete iniziato a fare la fotogrammetria? Come è partita la cosa della fotogrammetria e qual è stata la strada che vi ha portato verso la fotogrammetria? Come l'avete trovata, come l'avete implementata e come la usate? Allora, il discorso fondamentale era sempre quello dell'informazione, dell'elaborazione della fotografia, dell'elaborazione dell'informazione che ti dava la fotografia. Okay. Quindi chiaramente vai smaniti qua, smaniti là, vedi che programmi ci sono, come si sta muovendo il mercato, e da qui siamo arrivati a Photoscan. Okay. Photoscan, noi inizialmente eravamo indecisi, no, tra Photoscan e Pix4D. Okay. Pix4D sì, ti dà, tu gli butti dentro le foto e lui macina e ti dà il risultato che decide lui. Ok, tu dici hai poco controllo. Hai poco controllo sul processo. Okay. Se decidi di fare di modificare qualcosa è un pastrocchio, non hai almeno da quello, io non l'ho studiato approfonditamente. Sì, neanch'io. Io mi sono sempre dedicato a Photoscan e in questo sono stati utilissimi i tuoi video, perché alcune cose le sai, però altre le acquisisci da chi fa le tue stesse cose, che magari ha fatto un'esperienza che tu in quel momento stai facendo e ti dà la soluzione. Infatti su questo è bellissimo il gruppo dei finanziatori di 3D Metrica, perché se tu hai un problema, prima di romperti la testa, cioè ci provi, non ci riesci, un messaggino: ragazzi, sentite, chi di voi ha fatto questa esperienza prima di me? È vero. È una... arriva dopo 10 minuti, arriva uno, adesso non voglio fare nomi, ma uno dei tanti che fanno parte di quel gruppo, che ti dà la sua idea, anche perché all'interno del gruppo c'è gente che fa fotogrammetria a livelli importanti, voglio dire, quindi... E cioè la loro esperienza, la loro capacità di condividere l'esperienza è una cosa fondamentale. È vero, poi soprattutto utilizzando questi software, hai detto una cosa giusta, perché poi il principio di elaborazione del software sono equazioni di collinearità che vengono messe insieme a algoritmi di dense image matching, però alla fine è il caso che è diverso, no? Perché fare un rilievo di un parcheggio pianeggiante oppure fare un rilievo di una costa rocciosa sono due cose che alla fine sono molto diverse, e quindi seppure il software è lo stesso, però l'approccio può cambiare, magari il punto di vista di un altro che l'ha già fatto ti può permettere di sbloccare un problema, o risolvere un dubbio. È vero, questo è assolutamente vero. Sì, ma anche il fatto, per esempio, il portare una nuvola densa, l'esportazione di una nuvola densa all'interno di un altro software, magari specifico di topografia, che ti serve per fare altre cose. Quindi è sicuramente una cosa molto molto interessante quella del gruppo. Infatti, ma poi anche i tuoi video adesso, non perché sei tu. Però effettivamente sono utili, cioè se uno vuole imparare Metashape da zero, se li fa tutti esce con una buona infarinatura, se non ottima. Grazie, lo sapevo, lo sapevo. Figurati, no, poi ti do l'IBAN per il contributo. Dicevamo, tu mi hai chiesto cosa... La fotogrammetria, come siete arrivati alla fotogrammetria? Sì, siamo arrivati alla fotogrammetria andando lì a cercare i vari software, perché noi dovevamo risparmiare tempo, dovevamo restituire decine, centinaia di pietre in maniera dignitosa, in maniera precisa, e quindi siamo finalmente arrivati a Photoscan, ai vari programmi di acquisizione della presa fotografica, e quindi abbiamo cominciato a elaborare, quindi a fare nei vari siti centinaia di foto, a farle macinare da Photoscan, a ottenere l'ortofoto che ti dava sempre la stessa informazione di prima,
cioè il fatto Certo. dell'erba che diventa gialla prima, la distribuzione di eventuali strutture sottoterra, però ti dà anche la possibilità di avere il Certo. dato metrico che ti permette di fare la restituzione, la misurazione e quindi chiaramente arrivi al risultato finale. Perché chiaramente il risultato finale ci arrivi con una, anche con, ci devi lavorare, chiaramente non esiste, come tutti ben sappiamo, il software che dall'ortofoto ti dà il disegno da importare sul CAD, assolutamente, ti devi mettere l'ortofoto, te la devi ripassare con attenzione, guardare quello che fai, però alla fine hai un risultato che è importante. Noi in Certo. questo senso, questa attrezzatura la usiamo principalmente per i nostri lavori, per i lavori che fa il nostro studio, Ok. ma ultimamente stiamo facendo lo stiamo facendo per conto terzi, per esempio, da poco ci hanno contattato per avere un'idea dei costi della regia nuragica di Barumini, abbiamo fatto l'uraghe di Villanova Franca su Mulino, che è un uraghe importantissimo, che è un uraghe che ha al suo interno un altare di periodo nuragico, che è l'unico in Sardegna, quindi abbiamo fatto tutto il rilievo di questa roba qui. E quindi stiamo lavorando anche così per, come dire, per conto terzi. Probabilmente dovremmo fare anche alcuni altri siti, però la fotogrammetria ci aiuta, aiuta Certo. moltissimo. Nei lavori stradali è una cosa che sì, tu prima quando dovevi fare 4 km, se dovevi rifare una strada di 4-5 km. Ah sì. Cioè, devi andare lì o col GPS o con la stazione totale. E 4-5 km cominciano a essere tanti poi, eh. E cominciano ad essere tanti. Una sezione ogni 50 metri gliela vogliamo fare? Ogni 70? Però diventa veramente importante. Cioè, stiamo parlando di uno, due, sicuramente più di 2 settimane di lavoro in campo. Certo. Invece adesso. Cosa fai? Vai lì, prima ti fai il tuo bravo sopralluogo, vedi la situazione dove ti puoi appoggiare, dove non ti puoi appoggiare, rivai, metti i bersagli a terra, fai il tuo volo, passi col GPS, ti prendi le coordinate dei bersagli, torni a casa, ma stiamo parlando in tutto di 2 giornate di lavoro, su 4 km stiamo parlando di 4 giornate di lavoro, dai, se Ok. proprio... Vogliamo volare bassi E a andare con 30 calma, metri ok. vogliamo avere un'informazione molto precisa. Quindi questo sicuramente ti porti a casa un lavoro che prima avrebbe avuto un costo tempo importante in campo, te lo porti a casa con un costo tempo inferiore. Chiaramente ha i suoi costi perché GPS, stazione totale, abbonamento per le informazioni che servono al GPS annuale, costo del GPS, costo della stazione totale, però alla fine riesci a dare un prodotto finito che è sicuramente superiore, perché tu gli dai al tuo cliente, alla tua amministrazione che ti ha commissionato la strada, gli dai l'ortofoto della situazione attuale, dove vedi effettivamente dove devi intervenire, cosa fai, poi se te lo porti, se la hai la nuvola, te la porti in un software topografia, riesci a ottenere le quote di tutti i punti che ti interessano, Certo. riesci a fare le sezioni, riesci a fare un lavoro che è sicuramente molto molto più preciso. Poi l'ortofoto te la porti dentro un CAD e quindi riesci anche a individuare, che so, i metri quadri di cunetta da pulire, di una cunetta in cemento che passa a fianco alla strada. Cioè riesci ad avere informazioni precise e ad avere anche un'idea dei costi, che sicuramente è molto molto precisa rispetto a prima.
Sì, prima. Sì, questa parte dei costi secondo me è molto importante. Tu l'hai già citata in un paio di occasioni e a volte non ci pensiamo tanto, ma i costi, sia in termini di costi di un'opera, quindi quantificare il costo di un'opera, quindi sapere quanto devi scavare, quanto devi riportare, quanto impianto ci devi mettere e avere una stima precisa di queste quantità, è importantissimo per il bene dell'opera e per evitare poi di fare sovrastime o peggio sottostime. In più anche la parte legata ai costi e legata ai tempi del professionista è una cosa secondo me fondamentale. Tanti, magari a volte mi confronto con persone che non hanno tanto idea di quanto sia importante questo aspetto. Alla fine il nostro tempo è la risorsa più importante che abbiamo. Se noi utilizziamo degli strumenti che non sono efficaci o che magari ci fanno perdere del tempo o che ci richiedono tanto tempo, al di là di quello che è necessario per imparare uno strumento nuovo, che quello è normale, ma credo che anche con le nuove tecnologie le cose stiano migliorando, se troviamo lo strumento che ci fa andare più veloce, beh, guadagniamo tutti quanti, ma su tutta la linea. Questo aspetto qua secondo me è fondamentale. A volte la mia percezione è che sia un po' messo da parte, un po' dimenticato, però ne ballano diverse, cioè è molto rilevante sotto tanti aspetti. Certo, è un fatto che è basilare, perché poi tu tieni conto, il lavoro che facciamo noi oggi, per esempio in campo archeologico, no? In campo archeologico tu vai in un sito, che so, ho fatto prima l'esempio del Nuraghes Mulino che abbiamo fatto 2 anni fa se non sbaglio. Allora, se io rivado oggi al Nuraghes Mulino e rifaccio lo stesso lavoro che ho fatto 2 anni fa, con gli stessi punti a terra, con le stesse, mi ricostruisco il modello tridimensionale del nuraghe con la sua nuvola di punti, con tutte le sue informazioni, io riesco anche a vedere se nella cinta muraria, per esempio, c'è stato un qualche cedimento, oppure c'è un'essenza vegetale che sta facendo danno, oppure è passato qualcuno e ha fatto rotolare una pietra, cioè ho questo genere di informazioni, cioè io riesco a monitorare lo stato di salute del monumento e per i monumenti nuragici. Questo è fondamentale perché ti dà la possibilità di sapere dove c'è una criticità e dove tu puoi intervenire. Come la stanno vivendo, come lo stanno gestendo le soprintendenze? Perché tu mi hai parlato del restauro architettonico, degli scavi archeologici, là sulle strade forse sono un elemento un po', argomento un po' a parte, però le soprintendenze nei primi due punti c'entrano parecchio. Come la stanno vivendo questo periodo in cui il dato tridimensionale è un dato importante e ce n'è sempre di più? Lo gestiscono, lo richiedono, sono ancora magari un passo indietro rispetto alla tecnologia che si sta utilizzando? Come si pongono le soprintendenze in questo momento? Allora, io ti posso parlare della mia esperienza personale. Le sovrintendenze, come tutte le strutture dello Stato, hanno un problema di costi. Ok. Cioè, loro non hanno la disponibilità, la capacità economica, chiamiamola così, non hanno la capacità economica di poter finanziare rilievi di questo genere. Okay. Chiaramente, se tu glielo dai, loro sono contentissimi, se lo gestiscono, o la sovrintendenza di Cagliari sta allestendo un GIS con tutti i siti, quindi quando tu lavori in quel sito ti chiedono proprio la planimetria elaborata in maniera che loro la possono buttare dentro il loro database, cioè, ma è tutto legato fondamentalmente alla buona volontà di qualcuno. Ok. Cioè, io non ho io poi magari mi sto sbagliando e sicuramente qualcuno ci sarà che sta facendo dei corsi, che si sta documentando. Addirittura io una volta mi sono confrontato con qualcuno che diceva sì, noi ci acquistiamo il drone, facciamo le nostre cose, e io gli ho detto alt, stati attenti. Cioè, non ha senso che voi vi acquistiate un drone, non perché io faccio questo lavoro, ma proprio perché non ha senso, perché per poter utilizzare un drone, a parte la manualità che non acquisisci in 2 giorni,
Sì, tu puoi andare a fare un tu puoi mettere un funzionario a fare un corso, eccetera, eccetera, e poi alla prima uscita col drone, invece di fare le fotografie del sito, pettina i colleghi con le eliche del drone, ma, perché anche questo riescono a fare, riuscirebbero a fare. Quindi loro, piuttosto che, io quello che cerco di fargli capire, piuttosto che fare voi il lavoro, no, voi dovete essere capaci di gestire l'informazione che vi arriva da quel tipo di lavoro. La nuvola di punti di un sito archeologico vi dà una marea di informazioni. Voi dovete gestire l'informazione, non cercare di costruire voi l'informazione. C'è gente che lo fa meglio di voi, ha dei costi che, se vi fate i conti, sono sicuramente inferiori a quelli che andreste ad affrontare voi. Questo è un discorso molto delicato, tieni conto che in Sardegna, tra nuraghi, tombe dei giganti, siti pre-nuragici, cioè stiamo parlando di 10.000 siti. 10.000 cioè noi abbiamo siti. Un di 10.000 siti, perché ogni paesino qui da noi ha la sua tomba dei giganti, i suoi 3-4 nuraghi, il suo pozzo sacro, cioè proprio sono tantissimi, e riuscire ad acquisire le informazioni su questi siti è una cosa importante. Finora non è stato fatto. Esiste un'associazione di volontari di cui io faccio parte, che si chiama Nurnet. Andate a vedere www.nurnet.it e scoprirete la Sardegna. Lo mettiamo nelle note dell'episodio, il link, assolutamente. Sì, no, no, va messo, Nurnet va visto. C'è anche una pagina Facebook che ha decine di migliaia di appassionati. Okay. Nurnet che cosa fa? Nurnet cerca di salvaguardare l'informazione, cioè su ciascun sito. Nurnet, per tutta una serie di motivi, non è ben visto dal mondo accademico, dal mondo, perché praticamente magari vengono considerati un po' degli invasori. Il mondo dell'archeologia è un mondo molto chiuso, quindi io sono l'archeologo e tu non sei niente, no? Come diceva Alberto Sordi in quel famoso film. Okay. Anche questa attività molte volte è un po' osteggiata, però è un'attività importante, perché permette di conoscere e di conservare l'informazione. Quindi questo sì. Quindi, tornando al discorso iniziale, per quel che riguarda la sovrintendenza archeologica, qualcosa si sta muovendo, se gli dai l'informazione sono contenti perché se la mettono nel loro database. Qualcuno a livello di lavori stradali, adesso abbiamo cambiato campo, no, a livello di lavori stradali fa dei bandi, o anche lavori idraulici, diciamo, quindi dove è necessario rilevare l'asse di una condotta o cose del genere, si inventa oscenità incredibili del tipo: fanno dei bandi dove ti chiedono la precisione del centimetro nel rilievo, non sapendo neanche di che cosa stanno parlando in definitiva. Perché se devi fare un orologio è chiaro che devi avere una determinata precisione. Se devi fare una condotta di 10 km, una condotta idrica di 10 km, non ti frega niente se la tua precisione è di qualche centimetro, è di 5 centimetri. Certo. Non cambia assolutamente niente. Invece questi qui, perché la parola drone ormai suona al suo fascino, sì, noi abbiamo il rilievo fatto col drone, abbiamo chiesto la precisione del centimetro, ce l'hanno data. Io ci andrei cauto a dire ce l'hanno data, perché il dato andrebbe verificato, ma chiaramente non hanno la possibilità di farlo, quindi e quindi qualcuno gliela vende e loro se la comprano, punto. Quindi c'è interesse, si sta guardando al dato tridimensionale, però c'è ancora un po' di problema, c'è ancora qualche problema nel capire che cosa vuol dire fare un rilievo 3D, che cosa può venire fuori un rilievo 3D, e sapere gestire un po' il dato.
nei tuoi lavori hai sempre usato la fotogrammetria per il rilievo 3D? Ti è capitato, hai mai utilizzato il laser scanner oppure per ora sei andato sempre con la fotogrammetria? Per ora sono andato sempre con la fotogrammetria, perché torniamo al problema dei costi, okay. Perché la fotogrammetria ti dà un'informazione che nel nostro caso, per quello che è il nostro utilizzo, è paragonabile, il risultato è lo stesso, è una nuvola di punti che tu puoi gestire, puoi elaborare, quindi ha dei costi nettamente inferiori, certo. Quindi è chiaro che io non comprerò un laser scanner. Non perché non mi piace averlo, perché non mi piace utilizzarlo, ma innanzitutto per i costi. Certo. Perché per poter accedere all'utilizzo di un laser scanner, o me lo affitto e non mi interessa affittarlo, o me lo compro e non mi interessa comprarlo perché costa un botto di soldi. Perché la stessa informazione la ottengo con un costo decisamente inferiore. Certo. Certo. E quindi chiaramente, essendo noi un piccolo studio, il problema dei costi dobbiamo tenerlo ben presente, perché quello che produciamo deve fruttare, non deve costarci. Sì, sì. Cioè, ci deve essere un utile. Quindi in questo momento per noi il laser scanner è antieconomico, quindi non perché non sia una tecnologia interessante, assolutamente no. Però lo stesso, per quelli che sono gli utilizzi che ne faccio io, la stessa informazione ce l'ho con la nuvola di punti da fotogrammetria con drone. Quindi... E da un punto di vista architettonico, e qui entra in campo tua moglie, il dato tridimensionale è magari, non so se questo è più pertinente alla parte architettonica del restauro architettonico, oltre a nuvola di punti poi producete anche modelli tridimensionali che vengono in qualche modo trattati in altri software, quindi elaborazioni tridimensionali, quindi quella è anche la fotogrammetria, può anche essere il punto di partenza per delle elaborazioni più avanzate, oppure siete a livello comunque di progettazione e restituite comunque elaborati 2D? Allora, noi facciamo così. Attualmente i software, i vari CAD che ci sono, che dicono di importare la nuvola, il modello 3D, mm-hmm. della struttura, in realtà fanno tutta una serie di crocchi che non, alla fine la precisione non è delle migliori. Noi utilizziamo la nuvola di punti e le informazioni che questa ci dà. Okay. Cioè, se dobbiamo restaurare la facciata di una chiesa, il campanile di una chiesa, facciamo tutte le prese fotografiche che ci sono necessarie per la restituzione di tutti i prospetti, okay. Del campanile, della chiesa, cerchiamo di avere il maggior numero di informazioni possibili, facciamo l'elaborazione, poi dall'elaborazione è difficile oggi, per esempio noi usiamo Alplan. Ok. Alplan non porta, se gli dai la nuvola di punti collassa, non è in grado di gestirla. Okay. Infatti io ho parlato con gli sviluppatori di Alplan, gli ho detto: sentite, ma quando è che vi decidete a fare una cosa seria e ci date la possibilità di importare una mesh, una nuvola di punti all'interno del programma per poterci lavorare? Ok. Fanno fatica ancora, Esistono dei... Sì, no, perché l'informazione che è da trattare è sicuramente importante, perché se tu gli dai 9 milioni di punti con le coordinate, con tutte le informazioni, il programma collassa. Infatti tutti i programmi che trattano nuvola di punti la importano, poi la salvano in un loro formato nativo che poi al momento in cui lo riesporti ti dà non perdi le informazioni, però fanno proprio questo, cioè usano un loro formato per la nuvola, ecco, questo. Però diciamo che anche lì, per esempio, la sovrintendenza dei beni monumentali gradisce avere, se glielo dai il file con la nuvola di punti, se lo prende, e poi magari c'è qualche funzionario che si studia da solo, okay. Cloud compare e cose del genere, cioè, c'è un po' di movimento. Non esistono delle direttive
narrative che dicono, no, cioè dei capitolati che, però se tu se tu fai una gara di progettazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa, e in questa offerta tu metti sul piatto della bilancia il fatto che farai quel tipo di lavoro, che fornirai quel determinato tipo di dato, sei due passi avanti ai tuoi concorrenti. Certo. Noi abbiamo vinto una gara dove la discriminante è stata nella relazione metodologica, ce l'hanno detto chiaramente: voi avete vinto questo lavoro perché ci avete detto che fate il rilievo fotogrammetrico, ci date la nuvola di punti, siete in grado di darci il modello tridimensionale e noi questo lo vogliamo. Chiaro, l'avete messa come miglioria, concorrenti, certo. Cioè, sì, sì, no, no, ti dà, sei due passi avanti, e questo nel nostro mestiere è importante, perché ti permette di avere, poi ti ripeto, per un artigiano come me, riuscire a fare due passi avanti è una cosa importante. Grande. Beh, Massimiliano, non avevo dubbi che sarebbe andata così, siamo già all'ora di chiacchierata, e credo che anche con te ce ne potrebbe essere davvero ancora un po', però io vorrei chiederti l'ultima cosa, riprendendo tutto il tuo percorso di artigiano, cioè tutta la tecnologia che ti è passata tra le mani e che hai trattato, che hai modificato, che hai adattato al tuo lavoro, considerando la tecnologia che c'è adesso, il prossimo futuro, secondo te, o prossimo o medio futuro, adesso le cose vanno avanti sempre abbastanza velocemente, ci potranno essere delle sorprese, ci saranno delle cose che potranno cambiare ancora le carte in gioco in termini di rilievo tridimensionale, sia in termini di dati, sia in termini di strumenti, anche in termini di costi. Che cosa vedi nel futuro in termini di acquisizione di dati per il tuo lavoro, o che cosa auspichi che ci possa essere in futuro? Guarda, sicuramente la tecnologia da drone è destinata a farla da padrone. Sicuramente avremo dei droni sempre più piccoli e sempre più performanti. Mm-hmm. Già adesso ci sono dei droni, DJI fa il drone con la termocamera, che è un'altra informazione importantissima nel restauro delle strutture, avere idea della permeabilità degli intonaci, della trasmittanza delle murature, è una cosa davvero importante, una cosa che serve. Quindi sicuramente noi andremo verso droni più piccoli, più performanti, che daranno anche informazioni sempre più complete. Io non escludo il fatto, ma già ci si sta muovendo in questo senso, il drone con il laser scanner. Certo, già ci sono belli grossi, però. Sono belli grossi, hanno dei costi in questo momento improponibili per delle piccole strutture come la mia, però il futuro è in quella direzione. Io credo che la nuvola di punti sia comunque ottenuta sia il futuro. Okay. Questo la pensiamo allo stesso modo, credo. Assolutamente. Perché è proprio quella che ti permette di, l'abbiamo detto, un campo archeologico ti permette di vedere l'evoluzione del monumento, ti riesci a capire se il monumento è sano, se c'è qualche danno, se c'è qualcosa che lo sta mandando in crisi. Lo stesso nella facciata di un monumento, riesci a capire se gli aggeti, se i decori si stanno conservando, se l'intervento di restauro che hai fatto sta funzionando. Cioè, sono tutte informazioni che si perché chiaramente l'informazione la base di tutto. Sapere costruire anche la storia di un edificio, di un monumento archeologico con questo genere di informazione è il futuro, è la base. Sono d'accordo. Quindi, sono d'accordo con te. E sono d'accordo anche sul fatto che la nuvola di punti nel futuro dovrà, secondo me, essere gestita come dato tridimensionale. Quindi spero che chi dovrà gestire questo dato, l'amministrazione e le soprintendenze, lo prendano come dato 3D e non richiedano una trasformazione del dato in 2D. Perché quando porti una nuvola di punti da 3D a 2D, sì, ne fai una rappresentazione su un piano bidimensionale, ma comunque lasci indietro un sacco
sacco di informazioni. Nel momento in cui tutti saremo in grado di accedere all'informazione tridimensionale, a gestirla su tutti i livelli, a farla e gestirla, allora lì sì che si vedrà veramente il vantaggio di queste tecniche che ti permettono di gestire, di fare, creare e gestire questi dati. Massimiliano. Beh, sicuramente. Io ti ringrazio del tuo tempo. Dimmi. È stata una bellissima e piacevolissima chiacchierata. Figurate. Davvero, grazie mille. Permettimi di salutare Luca Lucchetta, che insieme con me fa il nonno di 3D Metrica, visto che mi ha citato nella sua intervista. Grande, lo saluto cordialmente. Grande. Massimiliano, ci vediamo in Sardegna, quando verrò in Sardegna, se la situazione qui si sblocca e si potrà di nuovo tornare a viaggiare, o se no ci risentiamo, perché tanto ci saranno altre cose da raccontarci, sarai di nuovo ospite sicuramente in un'altra puntata. Perfetto, ti ringrazio, grazie dell'attenzione e salutami tutti, dai, a presto. Quello che ti ho detto in apertura di intervista di chiacchierate insieme a Massimiliano, sia il fatto che non mi fossi preparato niente, non avessi nessun foglio davanti con una traccia da seguire, qualche domanda da fare, qualche argomento da trattare, è assolutamente vero. Non è che fossi confidente al 100% di questa cosa, tendenzialmente cerco di avere preparato un po' tutto quanto quando affronto qualsiasi cosa che faccio per lavoro, o cose che mi appassionano, che mi interessano, però in questo caso ho voluto fare diversamente. Ci siamo scambiati un po' di messaggi, ci siamo sentiti. Massimiliano è un finanziatore di 3D Metrica, è una persona estremamente estroversa, ha un sacco di cose da condividere, e ho deciso, anche su consiglio di altri finanziatori, di lasciare andare questa chiacchierata così come sarebbe andata, e in effetti è stato bene così, perché è stato a mio avviso un racconto molto spontaneo e mi ha permesso veramente di immergermi in tutto quello che Massimiliano ci ha raccontato senza dover seguire una strada che io avevo scritto da qualche parte su un foglio. Per cui io ringrazio davvero di cuore Massimiliano per la sua testimonianza, per la sua storia, per quello che ci ha raccontato, perché è davvero la testimonianza di quello che è possibile fare con le tecnologie che ci sono, ma anche con l'idea, con l'intuito, con l'ingegno, con l'artigianato, con la voglia di fare, soprattutto con la necessità di risolvere un problema. Perché quando sei a lavorare su un progetto, quando sei a dover trattare dei dati, hai bisogno di estrarre dell'informazione da qualcosa, devi trovare un modo per tirare fuori il dato che ti interessa e elaborarlo per lo scopo per il dato che devi restituire, per lo scopo che ti interessa perseguire. Per cui spesso è la necessità che ci fa drizzare le antenne e ci fa accrocchiare qualcosa che può però risolverci il problema in quel momento, perché poi la risoluzione del problema è la cosa davvero importante. Per cui grazie davvero Massimiliano per la tua storia, è stata super interessante, sono molto contento di aver fatto questa chiacchierata insieme a te. Se anche tu vuoi condividere una storia, se anche tu hai da raccontare qualche tua esperienza, che può essere una storia durata qualche decina d'anni come quella di Massimiliano, una decina d'anni come quella di Massimiliano in termini di strumenti e tecniche che ha esplorato, oppure la storia di una giornata in campo, di un rilievo specifico, di un'esperienza diretta, sentiti libero di farlo. A me fa super piacere se mi scrivi e mi dici che vuoi condividere qualcosa per il podcast. Lo puoi fare scrivendomi su Telegram, telegram.me/PaoloCorradeghini. Se ti vuoi iscrivere al canale Telegram di 3D Metrica, lo trovi a telegram.me/3dmetrica, poi trovi tutti gli altri contatti che mi riguardano, i miei contatti diretti personali, i miei profili social network personali e quelli di 3D Metrica all'indirizzo web www.3dmetrica.it. E su 3dmetrica.it, all'indirizzo www.3dmetrica.it/supporta, se vuoi, liberamente puoi decidere di diventare un finanziatore, un sostenitore, un produttore, un compagno di viaggio in 3D Metrica, di 3D Metrica. Massimiliano è tra loro, è di questo che si parlava durante l'intervista, durante la chiacchierata, mi sbaglio sempre, non sono interviste, sono chiacchierate, quando faceva riferimento al gruppo di 3D Metrica, cioè un gruppo di finanziatori, un gruppo privato in cui ci scambiamo un po' di informazioni e ci chiediamo aiuto reciproco, scambiandoci anche pareri tecnici professionali. È un supporto libero che puoi scegliere di darmi per sostenere il progetto, è totalmente facoltativo, io non smetterò di fare queste cose se non avrò il tuo finanziamento, perché mi diverto, mi piace, però in questo modo mi fai capire che quello che faccio è utile e ha valore per te. Per cui, come ogni puntata,
voglio ringraziare uno per uno tutti i finanziatori di Tradimetrica, che sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Genari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Giampaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Mencioni, Giampaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico De Betto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Cavagnero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa, Giampaolo Bonini, Martina Francescangeli, Marco Massignano, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola, Valentino Laurelli, Nicola Chiaroni, Francesco Mugnai, Ettore Arcangeletti, Massimo Forcato, Sergio Amenta e Cosimo Calese. Grazie ragazzi per il vostro supporto. Io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivata fin qui ad ascoltare questa puntata del podcast di Tradimetrica. Ti do appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradini.